Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me in una battuta di pesca spinning in laghetto, dove andremo a provare delle esche artificiali, degli spoon, comunemente conosciuti come ondulanti, e scopriremo insieme delle caratteristiche interessanti di queste esche che utilizzeremo. Venite con me in questo video, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Andiamo! Oggi ci troviamo al lago Sistoriccio, ad Alife, siamo in provincia di Caserta, in questa splendida struttura, una cornice meravigliosa, e ringraziamo i gestori della struttura, in particolar modo Gianmarco, per averci permesso un ingresso esclusivo e straordinario. Quando si parla di ondulanti, di spoon, si parla di esche artificiali che hanno fatto un po' la storia nella pesca spinning, sia in acqua dolce che in mare, ma che non tutti conoscono e utilizzano in modo efficace. Tuttavia, che si tratti di pesca in acqua dolce, di pesca in mare, gli ondulanti si sono sempre ricavati una buona fetta di mercato per tre motivi principali: la facilità di utilizzo, l'ottima lanciabilità e l'efficacia su una vasta schiera di predatori. Infatti, grazie alla forma compatta e al peso concentrato di queste esche, si riesce a lanciarli con estrema facilità ad una buona distanza, molto lontano. E poi, una volta in acqua, basta un semplice recupero lineare, anche semplice lineare, per farli entrare correttamente in pesca nel modo più adeguato possibile. Non servono per questo grandi doti tecniche. L'ondulante, lo spoon, è un'esca adatta a tutti. Tra le varie specie di pesci che possiamo insidiare con l'ondulante, non posso fare a meno di nominare il luccio in acqua dolce, il black bass, la trota, e anche in mare possiamo insidiare specie euraline come la spigola, ovvero quelle specie che sopportano diversi gradi di salinità dell'acqua. Oggi siamo in pesca esclusivamente con una serie di esche artificiali ideate e realizzati da un brand tutto italiano. Il suo nome è Il Filibustiere. Si tratta di una casa diventata famosa negli anni per la realizzazione di esche uniche nel loro genere, come appunto il Filibustiere, che è un lipless minnow che vedremo nei dettagli nei prossimi video. Invece, per quanto riguarda la pescata di oggi, la faremo unicamente con gli spoon e conosceremo insieme i modelli a doppia foglia come il Pirata, il Wave, il Teen, il Bonny e il Kawa, tutti artificiali ideati e progettati da Emino Todeschini e 100% made in Italy. La particolarità principale di queste esche artificiali, come anticipavo, è la presenza della doppia foglia. Praticamente si tratta di spoon dove sono sovrapposte due lamine realizzate a taglio laser di diverso materiale. Si tratta di acciaio 316 marino e ottone di ottima qualità, con una speciale verniciatura che ha superato tutti i test di utilizzo in acqua dolce e anche in acqua salata. Queste lamine, grazie anche al loro diverso spessore e alla diversa tipologia di materiale, si attraggono e si respingono per mezzo dell'idrodinamicità. Durante il nuoto, durante il movimento, ecco l'azione di nuoto in fase di recupero, si va ad aggiungere al tipico nuoto dello spoon un battere alternato di una foglia sull'altra,
e questo funge come da rattle, emettendo delle sonorità molto particolari. Anzi, si potrebbe dire che si tratta di una sorta di applauso. Infatti, in diversi video realizzati su queste esche, vengono definiti artificiali che applaudono, come li ha definiti anni fa il caro Matteo De Falco, li ha nominati i rondulanti, unendo il rattle all'ondulante. Questo è un bel pesce. L'abbiamo fatta, questa è una bella cattura. Di questi spoon ne esistono vari modelli che cambiano per forma e caratteristiche di nuoto. Per ogni serie ci sono inoltre varie misure, delle varianti di peso e dimensioni, ma soprattutto una grande varietà di colorazioni. Alcune sono ispirate alle livree del pesce naturale, alcune invece sono più di fantasia. Il pirata è uno spoon a doppia foglia, come tutte le altre esche e gli ondulanti di casa il filibustiere, e questo modello è caratterizzato da una discesa lenta come le altre esche del brand, e lavora bene per questo ed è catturante anche in caduta. Invece, per quanto riguarda il recupero, possiamo dire che ha un nuoto molto interessante già a basse velocità, ma accelerando possiamo arrivare anche a gestirlo come una sorta di rotante. Con un po' di pratica, un po' di studio di queste fasi di recupero di questo spoon, accelerando possiamo arrivare fino alla rotazione come un classico cucchiaino da trota. Anche il Wave e il Thin sono spoon a doppia foglia, come tutti gli altri ondulanti di casa il filibustiere. La loro forma è tipicamente però più allungata, più snella di altri modelli. Questi spoon hanno la caratteristica di entrare subito in pesca, fino dall'arrivo in acqua dopo il lancio, e possiamo controllarne la discesa lenta, dove in questo caso notiamo la loro azione tipica. Queste esche lavorano bene con uno sfarfallio molto catturante anche in caduta. Con un recupero lento queste esche reagiscono con un nuoto molto sinuoso e risulta ottimale per andare, ecco, a ricercare le trote o gli altri pesci a basse velocità, sia nella fascia di mezz'acqua e magari nei pressi del fondo. Invece, per simulare maggiormente le trote o in genere i predatori più veloci, possiamo accelerare il recupero sfruttando in questo caso anche le doti di vibrazione che caratterizzano questo spoon.
Eccola! È andato. Amici di Planet Spin, grazie a tutti per la visione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e da Luigi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!